Oggi volevo fare insieme a voi il video di come so cosa, di cosa di, come posso dire di fare ecco come fare la rovesciata in avanti. Però allora iniziamo subito. Per fare la rovesciata ci sono 5 semplici passaggi. Ok, iniziamo subito. Il primo passaggio è: sto per fare il ponte dall'alto. Ora prendo il primo riscaldato la schiena e prendete indietro. Come ho fatto io. E poi vi dovete saper rialzare così. Secondo passaggio, sto per fare la ruota. Terzo passaggio, sta per fare la spaccata, quella così, non so, quella non frontale, quella così. Ok, quarto passaggio, sta per fare la verticale. Praticamente, faccio un esempio adesso. Praticamente, non so, forse è meglio che metto una cosa davanti. Allora, questo è il muro, così. E questi sono i vostri piedi. Quando voi buttate così, cercate di allontanarvi un po', come faccio io. E questo vuol dire che lo faccio senza muro. Oppure potete fare come faccio io adesso. Passaggio super efficace. Adesso, dopo che dovete fare questi 4 passaggi, dovete saper fare la rovesciata. Perciò iniziamo. Prima di tutto mettete come dovete fare la ruota, così. Poi vi dovete spingere in avanti e cercare di piegare la schiena. Poi dovete tirare a ponte e vi dovete rialzare a ponte. In questa casa lo faccio io. Allora, questo è un altro passaggio che dovete sempre evitare di farlo. Non dovete allargare le gambe. Allora, ricominciamo. Ok, tipo una cosa da tenere. Allora, gliela rifaccio per farvela vedere meglio. Ah, perché non mi riesce? Ok, mi devo vedere le altre. No, prego, mamma. Comunque, spero che i miei consigli vi siano d'aiuto. E ci rivediamo in un prossimo video. Comunque, volevo salutare Lady Giorgia, lo so che non guarderà mai questo video, però la saluto. Erika Kawai, che fa lo stesso perché di sicuro non lo guarderà mai. Yolanda, non lo guarderà mai, Yolanda Swiss. Invece Rachel Milazzo e Toshika di Chicken lo guarderanno. Perciò, un bacione a tutte quante.